È stato approvato oggi alla Camera il provvedimento in materia di equo compenso per le prestazioni professionali. A chi si applica? Agli avvocati, ai professionisti iscritti in ordini e collegi, ma anche alle professioni associative non regolamentate, secondo la legge 4 del 2013. Quindi una portata molto ampia per tutelare i lavoratori autonomi dai committenti forti. Siamo convinti, e lo abbiamo dimostrato, che il lavoro intellettuale vada remunerato nel modo giusto. Basta professionisti sottopagati, basta giovani lavoratori senza tutele. Come funziona la tutela prevista da questo provvedimento? Grazie alle clausole di nullità contenute nell'articolo 3, i lavoratori autonomi professionisti potranno far valere la nullità delle clausole inserite in violazione di questa norma. Quindi tutele effettive affinché l'equo compenso non sia più un'utopia, ma un fatto reale e concreto. Per questo motivo, con la proposta di legge a prima firma di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia si è molto impegnato in Parlamento affinché anche in questa legislatura questa legge vedesse la luce. Ci siamo riusciti con una votazione all'unanimità, tutti favorevoli, nessun voto contrario, a dimostrazione del fatto che è la migliore legge possibile per tutelare i professionisti.